Ben ritrovati, seconda parte di Speciale di Tiro, sempre in diretta qui da Ariano, insieme a me c'è l'avvocato Vittorio D'Alessio, nonché presidente della Prologo, nonché tifosissimo dell'Avellino. In studio ad Avellino c'è Marco Ingino. Noi ora ci andiamo a vedere insieme questo servizio di Pierpaolo Vaselli dedicato un po' al caos della Serie B. La bagarre dei ripescaggi per la Serie B entra sempre più nel vivo. Con un giorno d'anticipo, questa mattina il Catania presenterà ufficialmente la domanda di ammissione al campionato di Serie B. Un gesto che i tifosi stanno spingendo in attesa che la FIGC esamini e accolga la richiesta di ripescaggio tra i cadetti. Fino a qualche settimana fa sembrava un miraggio, eppure il Catania sembra avere tutte le carte in regola per concorrere fino alla fine per il ripescaggio in Serie B. Sembra perché in questi casi nulla è mai certo, soprattutto nel particolare momento che il calcio italiano sta vivendo, ma la giornata di oggi e quella di domani rilevano importanti novità sul futuro degli etnei. Oggi i rossoazzurri hanno ottenuto l'agibilità del Massimino, che rientra in tutto e per tutto nei parametri imposti dalla Lega richiesti dalla Serie B. Passo ancora più importante sarà dunque depositare la domanda di ripescaggio, che avverrà questa mattina, come già detto, consegnata da due rappresentanti del club di Via Magenta. Di posti vuoti in cadetteria, se l'Avellino ed il Bari dovessero ottenere la permanenza, ne resterà soltanto uno da colmare e i siculi sono in pole per ottenerlo, anche se in corsa ci sono ancora Ternana, Virtus Entella e Siena, che oltre al ripescaggio stanno anche facendo battaglia all'altra probabile ripescata a Novara. Per quanto riguarda i rossoverdi, hanno già pronto un altro ricorso, ma questa volta contro l'US Avellino, se per gli Irpini dovesse arrivare la permanenza in cadetteria. L'Entella, delle quattro aspiranti, è di sicuro la più beffata. Il club biancoceleste avrebbe avuto accesso al ripescaggio senza passare dalle graduatorie, in quanto perdente del play-out contro l'Ascoli, ma questo se e solo se al Cesena avessero dato da scontare, nell'ultima stagione, i 15 punti di penalizzazione della sentenza. Fatto che la telenovela riguardo i ripescaggi entrerà ancora più nel vivo, quando nelle prossime ore verrà ufficializzata la lista di tutti i club che hanno presentato domanda per il salto in cadetteria. Prevedo grande battaglia, Titti. Sappiamo che la Ternana ieri si è costituita, oggi l'Entella ha alzato la voce. Io avrei fatto onestamente nei loro panni la stessa cosa, però in questo caos generale che si è creato in Serie B, effettivamente anche le parole di Umberto Calcagno, che abbiamo detto nella prima parte, sono destinate, secondo me, ad avere un valore importante. Soprattutto per quanto riguarda l'Avellino, sicuramente sì. C'è da sottolineare anche un altro dato, Vittorio, cioè che la FIGC ha presentato una memoria difensiva al Collegio del CONI che costa in 13 punti e 10 allegati. Però io ti chiedo un po', i telespettatori, i tifosi ci chiedono un po' come funziona il Collegio del CONI. Si riunirà a sezioni unite? Che cosa vuol dire? Spiegaci un po' nel dettaglio. Il discorso del collegio, che è formato da cinque sezioni, quattro giudicanti e una consultiva, ma non credo che si sia riunito per il caso Avellino a sezioni unite. Credo che si sia riunito perché Frattini già aveva convocato il collegio il 31 di luglio e quindi ha abbinato agli altri processi anche quello dell'US Avellino, in quanto c'è la necessità di decidere anche nell'immediatezza. Quindi, e credo che comunque, anche se riunito a sezioni unite, per noi sono cinque professori universitari, voglio dire, quindi credo che sia anche una garanzia per l'Avellino essere giudicati da professori universitari imparziali, sicuramente giudicheranno sicuramente sulle questioni che Chiacchio prospetterà in maniera concreta e non aleatoria. Quindi tu non sei preoccupato, no? C'è una statistica che è stata detta qualche sera fa, che negli ultimi anni, quando il collegio giudicante è stato a sezioni unite, ha perso solo un ricorso, cioè è Sì. stato vinto solo un ricorso. Assolutamente, io credo che sia una garanzia per l'Avellino il fatto che si giudichi a sezioni unite questo processo. Quindi più una funzione di garanzia che altro. E poi non è stato richiesto la sezione unite per giudicare il caso Avellino, è stato il caso Avellino che è rientrato già nell'udienza che aveva già predisposto Frattini il 31 di luglio, quindi È un elemento massima molto garanzia, sì. importante. Senti, Marco, io invece volevo farti una domanda. posso dire la Sì. mia su questa cosa, perché
Qualcuno poi ci romanza sopra, no? Sul fatto della statistica. È vero, se noi andiamo ad analizzare la statistica delle squadre che ricorrono alla carta disperata del collegio di garanzia del CONI, quella è una carta disperata perché tu ci arrivi dopo due giudizi negativi, la prima analisi della Covisoc e poi il Consiglio federale, nel nostro caso sostituito dal commissario che si è reso conto che in ogni caso si sarebbe arrivati per il diritto dei terzi davanti al collegio di garanzia, quindi pilatescamente se ne è lavato le mani e ci ha rimandato lui senza assumersi alcuna responsabilità. Però attenzione, l'anno scorso ci è arrivato il rende nella nostra situazione. Altre squadre, nel 99% dei casi, ci sono arrivate come per il Cesena, come per il Bari, ovvero con l'Agenzia delle Entrate che non gli aveva dato l'ok e la certificazione su bilancio Certo. e altri conti. Erano piene di debiti con 60 milioni, 50 milioni. L'Agenzia che Situazioni non ti disperate, sì. rateizza, che cosa vuoi iscriverti? Come dice l'avvocato Certo. D'Alessio, a me che mi giudica un collegio ancora più ampio, mi va benissimo. L'importante Mi è dà che maggiore leggano le garanzia. carte per bene. Anzi, Se devono dare sì. la garanzia, l'Avellino le garanzie finora le ha date. E come ha sempre detto anche l'avvocato Chiacchio, lasciamo stare i termini perentori dove noi abbiamo torto, ma possiamo riabilitare per la PEC sulla seconda e terza, ma sulla prima, vista la sentenza che vi ho mostrato, non ho alcun dubbio. Insomma. Di che cosa vogliamo parlare in questo momento? Vogliamo parlare invece di un'altra cosa, che do un parere a Vittorio D'Alessio e poi lanciamo il servizio. Cioè, in questo momento noi siamo ad Ariano, ma sappiamo, leggiamo dai social, Sì. abbiamo visto tante immagini e tante fotografie, c'è una città spaccata, in pratica c'è una città che esibisce bandiere bianco-verdi, anche voi davanti alla sede della Proloco di Mercoriano l'avete messa, anche noi davanti alla redazione di Sportivo l'abbiamo messa. Simbolo di appartenenza di un popolo alla propria squadra di calcio, che tutto è, ma non è sicuramente solo una squadra di calcio. Seconda cosa, tutti gli tanti striscioni contro Taccone, ed è più che lecito che ci sia questo malcontento, comunque, anche se i progressi li facciamo dopo. L'hai detto stesso tu, cioè io i processi li avrei fatti sicuramente dopo, anche perché amplifichiamo questa polemica che oggi bisogna metterla da parte per poi iniziare i veri processi per poi programmare il futuro di un'intera provincia. E credo che sulle questioni striscioni ci sarei, cioè, bisognava attendere quantomeno la sentenza, e anche a sentenza favorevole. Era legittimo poi tutto quello che il popolo irpino sta vivendo, una protesta anche eclatante con gli striscioni. Comunque, manteniamoci uniti e speriamo che, cosa certa, il 31 di luglio si festeggi in maniera E Vittorio D'Alessio definitiva. pagherà una cena, Marco Ingino, tu lo Sicuramente quel sai, promesso e la lo farà. pagherà. Andiamo a vedere questo servizio sugli striscioni, su come la città sta rispondendo a come si sta preparando al 31 luglio. Maybe I don't really wanna know how you got in ground. La contestazione contro la società continua, come ormai da diversi giorni, attraverso striscioni e manifesti con unico destinatario, Walter Taccone. La città è piena di attestati di rabbia e delusione nei confronti del patrono irpino, che resta impassibile nel suo studio presso Corso Vittorio Emanuele in attesa del 31 luglio, in attesa di conoscere l'esito di questa intensa e triste odissea che sta tenendo tutto il popolo irpino sui cocci di bottiglia. Dopo il processo, positivo o negativo che sia, il malcontento di sicuro non lascerà Avellino, ma anzi, i tifosi spingeranno sempre di più perché il patron possa abbandonare il club e affidarlo a qualche altro imprenditore. Fatto sta che nessuno osa chiedere informazioni sulla vendita della società e qualunque spiraglio si aprirà sicuramente con la salvezza della categoria acquisita. Altrimenti, con un esito negativo del processo, sembrerebbe difficile un possibile cambio societario. In tutto questo trambusto, però, come dopo un inverno gelido e nevoso si comincia a vedere qualche fiore spuntare tra la neve, ecco che alcuni tifosi mostrano le proprie bandiere, facendole sventolare dai propri balconi di casa, a dimostrare che l'inverno sta passando ed i lupi sono pronti a scendere dalle montagne. E
E questo, Titti, era il servizio del nostro Pierpaolo Vaselli, che ha messo in contrapposizione la solidarietà dei tifosi, anche quella degli ex calciatori addetti ai lavori che stanno mandando dei messaggi alla nostra redazione, con la contestazione di queste ore. Contestazione che ci sta, se siamo arrivati davanti al collegio di garanzia del CONI, è perché Tacconi ha commesso un errore grave, ha sottovalutato troppo, stavolta forse ha preteso troppo da se stesso. Mi confrontavo con qualcuno questa mattina, poi ti lascio subito la linea, che contesta Tacconi, diceva però Tacconi vattene, in realtà Tacconi ha detto che se ne vuole andare, e lo ha detto, noi non eravamo presenti, però abbiamo raccolto quello che ci dicevano i tifosi il giorno in cui fu presentata l'iscrizione, che Tacconi doveva fare la ricapitalizzazione, era particolarmente provato, quasi che piangeva, e disse agli stessi tifosi portatemi qualcuno, gliela do, non ci stanno problemi. Ma un secondo dopo io dico però concentriamoci fino al 31, vinciamo la battaglia, dal 1 agosto è il momento della resa dei conti anche per Tacconi, fermo restando che dopo tutto quello che sta succedendo, penso che l'ho già pronosticato, sarà lui probabilmente ad alzare la mano. Per me succederà questo, mi assumo, così come tu dici che noi vinciamo sicuramente il ricorso, io mi assumo la responsabilità di quello che dico. Per me il 1 agosto Tacconi va dal sindaco Ciampi, che ha già fatto la giunta, quindi si è tolto anche questa incombenza, il primo no perché c'è il primo consiglio comunale, quindi il 2 agosto Walter Tacconi busserà alla porta del sindaco Vincenzo Ciampi, consegnerà la squadra nelle mani del sindaco, e a quel punto poi bisognerà vedere chi si farà avanti in un gioco che non è più del rimango e comunque... Questa è una tua supposizione, però chiariamolo. La mia supposizione, sto dicendo che mi assumo la responsabilità di ciò che dico. Chiariamo. Sto dicendo che mi assumo la responsabilità di ciò che dico, e poi a quel punto bisognerà capire e trovare imprenditori che... non sono più di fronte a un presidente che ha, come dire, un potere rispetto a come l'aveva un mese fa, ma è in una posizione di maggiore debolezza, non tanto dal punto di vista economico, quanto dal punto di vista dell'opinione pubblica, e a quel punto poi vedremo cosa succederà, perché se poi non dovesse farsi avanti nessuno, io non oso pensare, immaginare dove può arrivare la megalomania di Tacconi. Però volevo fare una domanda a Vittorio. Cioè, tra i tanti errori che riconosciamo a Tacconi, c'è quello che evidenziava oggi Alfonso Dacena nel corso della nostra chiacchierata, cioè che nella conferenza stampa convocata in quel maledetto mercoledì scorso, lui probabilmente avrebbe dovuto dire la verità. Cioè avrebbe dovuto dire, io ho fatto la videoissione, ho fatto il ricorso per la Onyx, alle 19:20 ho presentato la Finward e il giorno dopo presento la Groupama. Perché lui non riesce proprio a essere un minimo umile, a dire ho sbagliato, cercate di capirmi, sono umano pure io. Ma su questo l'interpretazione è ampia, quindi voglio dire sicuramente una maggiore chiarezza generato minor tensione e sicuramente anche minore reazione rispetto a quella che si sta subendo anche in prima persona. Anzi, sentivo i ragazzini contestavano, c'era un gruppo di sentivo all'arena i ragazzini che contestavano Tacconi, avevano 10 anni, quindi anche loro contestavano Tacconi, quindi voglio dire sicuramente era preferibile una maggiore chiarezza, anche se poi errare è umano. Perseverare è diabolico e Tacconi è un po' diabolico. Allora Marco, io direi di avviarci alla conclusione. Volevo fare una domanda a Vittorio su che impressione ha avuto sulla squadra, lanciare il servizio di Maria Stanco su Ditacchio e poi ci avviamo alle conclusioni. Hai visto l'allenamento oggi pomeriggio? Che squadra hai trovato, non tanto dal punto di vista del valore tecnico-tattico dei singoli, ma dell'ambiente? Ma tu mi definisci insieme a Marco un inguaribile ottimista. Io ritengo che come l'anno scorso la squadra possa affrontare anche un buon campionato, quello che ci auguriamo un po' tutti. Sicuramente ho visto un mostruoso Ngawa, credo che sia
un elemento da categoria superiore, ma quello che mi ha stupito di più è Mugulu. Mugulu fisicamente ha una progressione incredibile, credo che è un calciatore che abbia suscitato interesse anche in qualche dirigente della Roma, perché suscita anche l'interesse delle ragazze della delle ragazze della Prologo di Mercogliano. Probabilmente sì, infatti è nominato spesso da tutti, quindi una battuta che ogni tanto ci sta vuole. Per sdrammatizzare questo clima così pesante. Lui è uno dei riconfermati, almeno al momento, perché poi bisognerà capire che cosa succede. Anche lui ha un fisico veramente mostruoso. Io quando penso sempre che quando gli avversari lo vedono entrare in campo un po' gli incute timore. Andiamo a vedere questa scheda di Maria Stanco dedicata a Francesco Di Tacchio. Piglio da leader, fisico da combattente e testa d'atleta, Francesco Di Tacchio somiglia molto al profilo del difensore ideale in un calcio in cui il contatto e la furbizia fanno di un normale calciatore un campione. 28 anni pugliese doc, Di Tacchio è approdato all'Avellino con qualche riserva, ritagliandosi però nella scorsa stagione un ruolo da indiscusso protagonista. Idolo della tifoseria, si è spesso conquistato la medaglia di migliore in campo, se non per la parte tecnica, quantomeno per l'abnegazione e i polmoni d'acciaio. Un gol quest'anno contro il Pescara fatto a modo suo, con un tiro dalla distanza e un'esultanza alla Tardelli che sa molto di calcio del passato. Ed è appunto del passato che sembra arrivato questo giovane difensore, classe 90, 144 presenze in Serie B e 3 gol all'attivo. Nel calciomercato estivo, prima che impazzasse la faccenda Fide Jussopoli, era una pedina pregiata dello scacchiere biancoverde, con sirene che arrivavano da destra e a manca, ma soprattutto dai vicinissimi cugini di Salerno. Il centrocampista ex Pisa e Frosinone è entrato, tra l'altro, anche nel mirino della SPAL, che ha bussato più di una volta alla porta del suo procuratore, anche se Patron Taccone ha dichiarato il calciatore incedibile. Il club biancoverde si priverebbe del pugliese infatti solo davanti ad un'offerta irrinunciabile. Il suo futuro al momento resta avellinese, in attesa di buone nuove, con la certezza che l'intuito di De Vito nel caso di Di Tacchio ci ha visto decisamente bene. Eccoci qua, rientriamo in studio. Questo è il servizio di Francesco Di Tacchio. È inutile dire che tante squadre stanno seguendo questo calciatore, augurandosi come gli avvoltoi che l'Avellino abbia dei problemi. Titti, ti restituisco la linea perché siamo proprio alle battute finali. Diciamo che poi dopo, a sentenza emessa, quando si tornerà a parlare finalmente di calcio, bisognerà completare la squadra con qualche pedina. Sicuramente mancherà qualche pedina da ultimare, però adesso secondo me è necessario concentrarci sul ti chiedo se sarai a Roma, perché io so che parti per le vacanze, se fai questa follia di prendere la macchina e venire da Ostuni a Roma. No, non so, cioè, sarò a Roma sicuramente, sarò a Roma, però come ribadivo non so se l'abbiamo detto poco fa in televisione, che la massa spero che si mantenga calma e non degeneri, ecco, qualora la situazione dovesse... Ma la situazione va bene, come dite tu e Marchingino, e quindi del CONI il 31 di luglio, e sarà anche il 31 di luglio una data che rimarrà nella storia dell'US Avellino. Vabbè, per chiudere, Marco, io so che sono già pronti oltre 15 pullman, sicuramente saranno oltre i 1500 i tifosi dell'Avellino a Roma. Ti restituisco la linea e chiudi tu. Vi lascio poi, lasci i nostri telespettatori la terza parte di Speciale di Tiro con un bel allenamento live dell'Avellino di Marcolini. Buonasera e grazie. Grazie dell'invito e buonasera. Ciao Marco. Quindi state calmi. Il compito, cioè il mio compito di piacere è riuscito. Quindi no, si concluderà quando avrai pagato la cena per l'obiettivo raggiunto. Ma la cena la faremo a Roma il 31 luglio. Voglio vedere. Abbiamo i testimoni dietro le telecamere. Grazie alla Prologo, vedremo se sarà così. Marco, allora quanti saranno i tifosi dell'Avellino a Roma? Ma non voglio. Non è il caso adesso di fare pronostici, non lo so come sta andando l'allestimento anche di questa carovana. Quello che so è che ci deve essere, dobbiamo andare convinti di avere delle chance. Io vi ho mostrato una parte, ma c'è davvero un'unità di crisi, ci sono davvero dei professionisti che sono al lavoro e ci sono davvero delle speranze concrete, delle sentenze su cui noi, cioè, la partita ce la giochiamo
alla grande il pronostico, ve l'ho fatto vedere, non è assolutamente chiuso, anzi, per quanto mi riguarda, lo continuo a dire, è dalla nostra parte e mi auguro di no, ma dovesse il CONI non accettarci, non so il TAR come potrebbe tornare indietro e rimangiarsi quello che ha sentenziato appena il 18 aprile. Da parte mia, Titti, è tutto, quindi lasciamo i nostri telespettatori alla terza parte. Domani sera, guarda, proprio per riappacificarci, salgo ad Ariano, posso? Bravo, sì, puoi, allora se vengo... mi porti un mazzo di fiori durante la trasmissione, no, non esagerare, perché poi mostrerò, quando sarà poi tutti i messaggi, come dice Taccone, mi toglierò parecchi sfizi. I messaggi tra me e te? Anche, poi anche, vedremo, vabbè. Tra me e te, tra gli altri colleghi. Ma i messaggi tra me e te sono stiamo portando privati, avanti questa storia un po' da vabbè, 15 ma ormai non ti... Guarda, per chiudere, lo dico ai nostri telespettatori, dal 16 luglio Marco Ingino non si tiene, cioè è un misto di depressione in alcuni giorni, eccessiva frenesia, adrenalina in altri, quindi io mi sono, come dire, ho rinunciato al mio compito. Fai ciò che vuoi, Marchingino, ti restituisco la linea. Vabbè, ok, allora, mentre penso se salire o meno domani ad Ariano, buonasera a tutti i nostri telespettatori, restiamo ottimisti e sempre forza lupi, siamo duri a morire. Buonasera.